Allora, cerchiamo magari di essere, come si dice, brevi e concisi. Sapete molti, insomma, che i nostri studi in questo periodo sono interessati da lavori di rifacimento della facciata, bonus 110, quindi ogni tanto sentiamo dei rumori che, ahimè, non possiamo, coprire fino all'inverosimile, nonostante gli strumenti di oggi per sonorizzare uno studio televisivo. Ben ritrovati, questo è Canale 2 C'è. Oggi vi presento l'ospite con cui ci faremo una bella chiacchierata, è un nostro concittadino, si chiama Carlo Lo Iudice, lui è un attore, ma si occupa anche di formazione, di public speaking, vive ancora all'estero se non ricordo male. Vivo a Berlino, sono di casa a Berlino, sono spesso in viaggio, ma la mia base è Berlino. Beh, noi ci siamo interfacciati tempo fa anche in altre tue, diciamo, presenze, apparizioni nella città d'origine, perché poi hai un rapporto con Altamura che non si è mai staccato in realtà. Mai, 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 mai. Ho fatto spettacolo diverse volte, corsi di formazione anche. Siamo stati qui con Natalie Caldonazzo qualche Sì, anno fa. ricordo. Sì. Altamura è sempre il posto del cuore, diciamo così. Beh, insomma, conservare il rapporto, l'unione, il legame con le proprie radici è sempre una cosa, diciamo, positiva. Adesso il mondo è, diciamo, sommerso, invaso. C'è una specie di guerra incrociata sul piano della comunicazione, la formazione. Ecco, secondo te, ecco, oggi il cittadino medio che capacità comunicative ha? Entriamo magari in questo discorso, diciamo, un po' più sotto il punto di vista vero, reale. Saper comunicare è certamente uno strumento che ti dà un quid in più, ti dà, Vero. ma il cittadino medio è in grado di comunicare? Perché oggi utilizziamo molto questi strumenti multimediali, quindi usiamo parole di altri, aforismi, foto di altri, quindi si comunica utilizzando un po' quello che catturiamo dal pensiero altrui. Ma saper comunicare con il proprio modo di parlare, ecco, il cittadino medio a che livello è oggi? Allora, dici bene, quando dici che tutti possono comunicare, che tutti hanno i mezzi a disposizione, basta uno smartphone, un profilo Facebook, un profilo TikTok, un canale YouTube, tutti possono comunicare. Oggi l'accesso è diventato, più che democratico. Il problema è saperlo fare con consapevolezza, cioè quando posto qualcosa, sono consapevole poi del ritorno che avrà quel post, del risultato. E in questo devo dire che il cittadino medio è molto impreparato e corre grandi rischi. Se poi parliamo di un'impresa, di un personaggio pubblico, di un politico, per esempio, vediamo cosa succede con i tweet, anche politici famosi, a volte fanno delle gaffe incredibili, beh, il rischio diventa elevato. Quel rischio può diventare un'opportunità nel momento in cui impari ad utilizzare il mezzo con consapevolezza. Certo, ma io adesso a proposito di aforismi, una volta leggevo una frase, credo, di Aristotele, diceva: saggio non è colui che dice quello che pensa, ma è colui che pensa quello che Quello che dice. dice. Basta È spostare vero. due parole Sì, e si apre uno sì, scenario completamente nuovo. certo. Quindi è importante pensare adesso con molto anticipo e con molta, diciamo, attenzione a quello che si dice, perché adesso la bocca di fuoco è più grande. Magari prima dicevamo Assolutamente. qualcosa, la si ascoltava solo lì, nel raggio di 5 metri, di chi Certo. era presente. Oggi con gli strumenti che abbiamo, le nostre dichiarazioni arrivano e rimane traccia di quello che diciamo, Sì, quindi è è importante pensare prima. vero. E c'è un livello di impreparazione misto inconsapevolezza molto elevato, soprattutto adesso andremo in campagna elettorale, no? E quindi ci sono persone che per la prima volta si affacciano alle elezioni o anche politici di vecchia data, di lungo corso, ma che non sono pronti al cambiamento, non hanno seguito il cambiamento che c'è stato e comunicano in modo un po' vecchio e non arriva il loro modo di comunicare. Quindi diceva Aldamerini, appunto per citare, no? Scelgo con cura le parole da non Dire. dire, c'è già un gioco con la negazione, quindi le parole da dire e molto spesso vediamo dei messaggi che sono poco efficaci. Ecco, oggi
comunichiamo molto attraverso i social, però ecco, tu fai anche corsi di public speaking, quindi ci sono degli strumenti che consentono alle persone di imparare a gestire le proprie emozioni, la propria gestualità e saperle unire al messaggio che poi passa attraverso la parola. Bisogna fare dei miracoli per migliorare qualcuno, o ci sono delle tecniche, ecco, che lentamente portano la persona ad essere un po' più, ecco, in linea. Sì, allora, i miracoli a volte sono necessari, però in realtà con un buon esercizio, un buon allenamento costante si può imparare a parlare in pubblico. Per mia esperienza, io ho formato ormai migliaia di persone nei corsi, nei one-to-one, nei corsi online, nei corsi in presenza, nelle aziende, e si può imparare a parlare in pubblico. Si può imparare a fare i video, si può imparare a creare un podcast, quindi utilizzare la voce. È una questione di esercizio, conoscenza delle tecniche, esercizio, trasgressione delle tecniche a un certo Ah, punto, beh. quando ognuno poi personalizza il proprio modo di parlare in pubblico e quindi riesce ad esprimere il potenziale. Io ricordo erano stati sottoposti e analizzati allo studio alcuni personaggi politici che spesso usavano, non so se volutamente o perché era una cosa congenita, usavano delle pause. No? Benito Mussolini era uno di quelli che ogni tanto faceva delle pause, ma poi ultimamente ne abbiamo avuto anche, credo, un altro, Bettino Craxi, ecco, lui in quei discorsi aveva quelle pause che catturavano, cioè stranamente il silenzio cattura l'attenzione di chi vuole ascoltare. Sì, è Come mai vero. accade questo? Beh, è perché noi abbiamo una tendenza, quella di dover riempire, non abbiamo la cultura del silenzio. Un po' nella parte mediterranea, diciamo, dell'Europa, i paesi caldi non hanno la cultura del silenzio. Poi per quest'ansia del comunicare continuamente, scrivere, ascoltare, non abbiamo la cultura del vuoto proprio. Un po' ci terrorizza anche. In realtà, nella pausa, uno dà il tempo di sviluppare le emozioni, farle crescere, di lasciar riflettere chi ci ascolta e non solo attraverso la pausa, tu manifesti la tua autorevolezza. Quando fai una pausa, Quindi no? è uno strumento di autorevolezza, quindi. Assolutamente, dà molta autorevolezza. Infatti alcuni personaggi politici, come quelli che citavi, Ma al di ce là n'è del altri, giudizio, adesso. Barack Obama, lui è il Obama, genio della pausa, esatto. per esempio, ha questa grande capacità di fare delle pause, anche in maniera eccessiva, che danno autorevolezza al personaggio. Ma devi essere già autorevole per farti apprezzare nelle pause. Assolutamente, e poi richiede coraggio la pausa, tenere una pausa è un atto di coraggio. Infatti nel coaching si lavora molto sulle pause. Uno che cosa fa? Per non mettere le pause usa i riempitivi, cioè quindi no? Questi filler. In realtà lì ci va una bella pausa, ci vuole una pausa, tutto qua. Allora, oggi si arriva a, diciamo, attraverso la comunicazione, non solo, ripeto, con i mezzi, ma anche nel dialogo diretto, nel one-to-one, tu mi parlavi di one-to-one. Per un imprenditore giovane è importante migliorarsi, ecco, sotto l'aspetto proprio del dialogo, della capacità espositiva. Quanto può essere, come valore aggiunto, da 1 a 10, uno strumento di perfezionamento, ecco, del proprio modo di sapersi esporre. Allora, in una scala da 1 a 10, se chiedi a me, che è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, io ti dico 10. Ma perché? Perché i nostri imprenditori, prendiamo Altamura che ha un tessuto bello fertile, vanno alle fiere, fanno interviste, vengono qui in televisione, per esempio, vanno in radio, vanno alle conferenze, presentano il loro prodotto. Se tu non sai presentare bene quello che fai, e non basta elencare le caratteristiche, mi devi vendere una storia, mi devi raccontare come ci sei arrivato, che cosa c'è dietro quel vino, quel prodotto, perché noi non compriamo in base alle caratteristiche, noi facciamo scelte emozionali, sempre. Adesso, gli spettatori mi stanno guardando, a me forse per la prima volta, tu sei di casa, tu sei uno di casa. E qualcuno dice mi è antipatico, qualcuno dice mi è simpatico. È una scelta emozionale, a prescindere da quello che io stia dicendo.
Se tu riesci a controllare questo, hai una forza di persuasione. Un imprenditore oggi deve saper assolutamente comunicare, perché sennò perde delle opportunità. Noi abbiamo tanti, come si dice, cambi generazionali che magari non vengono condivisi dai Grande tema. genitori che vengono dalla vecchia scuola, no? Con la quale hanno ottenuto dei risultati e portato, che so, l'azienda, il brand a un certo livello. Quindi entrare in un meccanismo di questo genere per alcuni genitori diventa un po' come passare dalla notte al giorno, Certo, quindi hanno terrore molti di certo. lasciare l'azienda nelle mani dei figli, che invece magari danno importanza alla comunicazione, al sapersi relazionare, però è una medicina necessaria, quindi chiariamolo. Se oggi non si è in Assolutamente. grado di comunicare, non si va da nessuna parte, abbiamo un grande limite. È vero, è quello che citavi, il passaggio generazionale, è proprio uno dei temi del coaching e della formazione nelle aziende, perché il padre ha difficoltà a lasciare, il figlio ha una tendenza ad innovare, e a volte eccessiva, allora non deve trovare il modo di innovare senza tradire quella che è l'origine, la tradizione, da dove è Certo. arrivato, quindi riportare quella tradizione nel mondo di oggi, facendo dialogare le due generazioni. Che non è facile. Quando questo succede, però, l'azienda cresce, si apre al mondo. Insomma, no, non tutti hanno questa visione perché c'è ancora la visione del padre padrone. Io conosco molti quarantenni o cinquantenni che hanno ancora il papà in azienda o la mamma e che hanno proprio questa guerra intestina, una guerra sottilissima di innovazione, di voler portare delle Vero. idee che magari viene un po' resa difficile perché c'è la vecchia scuola, il vecchio pensiero, però se fai quello che hai sempre fatto fino ad oggi, arriverai dove sei arrivato oggi. Se vuoi fare Certo. un passo avanti, devi uscire dalla caverna e vedere un po' Quello cosa che accade c'è. nel mondo esterno. Parliamo invece adesso della tua esperienza di attore, sei anche in tournée in questo periodo in Italia. Ho fatto delle date, ho fatto un film in Germania che uscirà nel 2023 e in tedesco, però lo porterò ad Altamura sottotitolato, questa è una promessa. Poi ci E fai quando uscirò, sapere. certo, molto volentieri, è un bel film, un bel bianco e nero, insomma, una commedia particolare, molto bello. E poi sì, formazione anche per corsi di teatro, insomma, questa è adesso un po' la mia attività. Il cambio c'è stato con la pandemia, che ha fermato tutto a livello attorale, che i teatri chiusi, non si poteva più recitare, beh, giustamente come... Non poteva forse essere diversamente. E in quegli anni lì, per fortuna, avevo cominciato a studiare coaching e quindi ho investito sul mio business come formatore, come coach e sui vari canali. Ho un podcast, il canale YouTube, i vari social che sono diventati il mio No, palcoscenico. guarda, la pandemia, io penso che una cosa positiva della pandemia è stata la reazione della gran parte delle persone, degli individui, alla solitudine, è stata combattuta migliorando e perfezionando la propria conoscenza, il proprio rapporto con gli strumenti che ci consentono di comunicare a distanza. Vero. Anche noi, per esempio, non immaginavamo mai di fare televisione con Skype. Abbiamo imparato a fare televisione con È Skype. vero. Eppure Skype ce l'abbiamo da una vita. Era lì nel cassetto. Invece abbiamo imparato, ma anche l'ospite a distanza ha cominciato ad accettare lo strumento multimediale per un collegamento televisivo. E quindi anche noi involontariamente abbiamo allargato il raggio d'azione. Sì. Nel momento in cui invece pensavamo di essere ancora più isolati, abbiamo scoperto che il mondo è enorme, È più grandissimo. grande. Ecco, questo è un Sì. po' il paradosso delle cose. E Sì. ti fa capire come l'essere umano, se vuole, sa affrontare tutto. Sì, è trasformare una difficoltà in opportunità.
Io ho sempre lavorato via Zoom, che è una Anche sorta di Zoom, un'altra Skype. piattaforma, esatto. Prima della pandemia in Italia nessuno, o pochi, sapevano cosa fosse Zoom, lo usavo a Berlino o con i miei clienti all'estero, diciamo all'estero dall'Italia. Tant'è che sul mio vecchio sito internet avevo messo Skype, perché il web developer mi ha detto non mettere Zoom e qui non sanno cos'è, non si usa. Adesso dici Zoom e tutti sanno cos'è, viene utilizzato. Perché è comodo, sei a casa e hai un one-to-one, non ti devi spostare, non devi farti un'ora di metropolitana per arrivare nel mio ufficio, quindi diventa tutto più facile. Beh, insomma, è, come si dice, fare di necessità virtù, è una dote dell'essere umano, però anche lì bisogna poi capire come funzionano queste cose. Ecco perché le vecchie generazioni, lì abbiamo notato, ognuno di noi ha un po' istruito i propri genitori durante il lockdown, magari fornendo loro di uno smartphone, e dice, guarda, così si apre, così si chiude. E i genitori hanno capito di essere un po' avanti con l'età, forse involontariamente, si erano resi conto di essere un po' distanti dal progresso. Sì, a volte faticano, ma giustamente, perché è un mondo nuovo, anche noi siamo sempre dietro a scoprire come funziona l'algoritmo, come funziona quel social, qual è il social migliore per il mio business, quale devo utilizzare. Non si può pretendere che una persona di 70-80 anni, possa avere questa velocità. Anzi, bisognerebbe, d'altro canto, un po' proteggere i bambini. Il problema è sì. Questo è veramente una cosa da dire ai genitori, non va bene. Non sorprendetevi del fatto che i bambini sappiano usare lo smartphone, perché lo smartphone è creato in modo tale che sia facile da essere utilizzato. Non è un genio il bambino perché sa scegliere non so, cartone animato su YouTube. È normale. Bisogna proteggerli, limitare il tempo, stare attenti a fargli vivere la vita reale, ecco. Oddio, questo è un tema anche di grande attualità, credo che il governo italiano adesso stia prendendo delle contromisure, per esempio per impedire l'uso degli smartphone in classe, perché durante il Covid, con la didattica a distanza, un po' tutti usavano gli strumenti multimediali, però adesso che è tutto finito, si portano ancora in aula gli Certo. smartphone e insomma, pare che il governo su questa roba voglia andare un po' con la mano pesante perché molti si distraggono. Sì, perché è tempo sottratto alla vita anche. Io ho lavorato con le scuole poco prima della pandemia e quando entravo in una classe facevo togliere i banchi, facevo lezioni di public speaking, facevo mettere i ragazzi a ferro di cavallo senza la protezione del banco e ovviamente avevano i telefoni in mano e impiegavo 10 minuti a spiegare loro perché sarebbe stato meglio mettere il telefono da parte. Non li forzavo, non potevo obbligarli. Se ci parli con i ragazzi, se glielo spieghi, se gli dai delle alternative, lo comprendono e poi apprezzano quel tempo, quell'ora in cui hanno fatto altro e non sono stati lì con il telefono. Non riguarda solo i ragazzi, lo facciamo anche noi. Sì. Beh, Io uso i social per comunicare, sono su tutti i social, TikTok, Instagram, ovunque, sono ovunque, quindi il telefono lo utilizzo per lavoro. Ma devi avere quei momenti in cui lo metti da parte. Sei a cena con gli amici, stai a cena con gli amici. io se non erro c'è stato un regista italiano che ha fatto quei film, cioè, che non hanno grossi costi, grandi produzioni. Credo fuori campo, una cosa del genere, il titolo, senza, non c'è campo, ma inteso come non prende il Campo. cellulare, una gita, una scolaresca romana che va nel Salento, in un paesino, dove non c'è campo. Quindi i cellulari dei ragazzi non prendevano. Allora comincia la protesta nelle prime 24 ore, cioè questi ragazzini che si sentivano fuori dal mondo, e poi piano piano l'accettazione di questa questione un po' più grande di loro, perché era irrisolvibile il problema, la convivenza, l'adattamento e la scoperta di una gita completamente diversa dal sapore più bello, perché non c'erano i cellulari. E Certo, sì. quindi ecco, c'è proprio, ripeto, un film di poco conto, adesso non ricordo il regista, ma ha voluto insomma mettere in evidenza di come poteva cambiare una gita di una scolaresca quando vai a finire in un territorio dove di colpo non puoi utilizzare quello che hai. Sì.
Cioè, un conto è che non c'è una cosa, te ne fai una ragione, ma avere uno strumento, non poterlo usare, è ancora peggio. È ancora peggio. C'è poi una generazione intera che è nata con la tecnologia e che ovviamente non sa usare una mappa, per esempio. Ma nelle scuole ci sono anche questi programmi. Per imparare a usare la cartina, per imparare a usare, insomma, gli strumenti più semplici, analogici, ma come noi non sapremmo orientarci guardando il muschio sugli alberi o la stella polare, no? Come fanno? Non lo sappiamo fare. Ci sono delle competenze che perdiamo. Eh sì. Il mondo va così. Ma è così, purtroppo bisogna sempre... Io ricordo una volta vidi un film ambientato all'inizio del Novecento con Renato Raschel. Lui la mattina esce di casa, la moglie gli mette il soprabito, persona autorevole, va a lavorare al ministero e poi si capisce che tipo di lavoro facesse. E indossa una specie di guanto così grande ed erano le persone che scrivevano. Gli scrivani, non so. Quello è stato un lavoro che per secoli era intoccabile. Cioè, chi aveva una bella grafia aveva un posto, posto fisso di Checco Zalone assicurato. Bene, all'inizio del Novecento arriva il ministro nell'ufficio di tutti questi scrivani al ministero e porta una macchina da scrivere della Olivetti. Tu immagina che cosa poteva accadere, che con un dito potevi scrivere. Potevano scrivere tutti. Certo, è quello che sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale. Proprio su questo tipo di lavoro, i copy, quelli chiamati copy, che sono quelli che scrivono i contenuti sui social o i contenuti in genere, proprio scrivono rispetto a un prodotto, rispetto a un'azienda, un blog, un articolo, l'intelligenza artificiale è in grado di farlo senza che ci sia proprio un uomo. L'intelligenza artificiale, ma con dei programmi che puoi scaricare o pagare 10 euro al mese, è in grado di creare dei contenuti, magari non di altissima qualità, ma per una fascia medio-bassa, con qualche correzione, quei contenuti sono attendibili. Difficilmente riesce a distinguere se li ha scritti un uomo o una macchina. Significa perdita di posti di lavoro, significa ricrearsi, reinventarsi. Eh sì, che quello è il dramma. Succede questo, succede già, sta già succedendo. È accaduto nel mondo dell'industria, nell'agricoltura, insomma, la manovalanza che per secoli era, diciamo, lo strumento principale in agricoltura, pian piano è stata sostituita dalle macchine, mietitrebbie, così via. Insomma, purtroppo, da un punto di vista, la tecnologia ci dà una mano, nel senso che evita lo sforzo umano, però, d'altro canto, toglie manovalanza. Però, insomma, lo spostamento delle masse lavorative è sempre esistito. Insomma. È sempre esistito. Nulla è fermo, è statico. Assolutamente, mai, mai. E per questo è importante formarsi. Per questo le aziende, per esempio, devono essere sempre pronte al cambiamento. Tu non puoi decidere quello che succede all'esterno. C'è una guerra, c'è una pandemia, c'è un cambiamento. Tu non lo puoi decidere. Su che cosa hai il potere? Su come tu reagisci o rispondi al cambiamento, come tu riesci a sfruttare quell'onda lì. E questo è un punto fondamentale. Quindi essere sempre elastici con la mente e acquisire, studiare continuamente. Bene, allora ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ringraziamo l'ospite di oggi, Carlo Lo Iudice, un attore, formatore, è un nostro concittadino che vive in Germania, però insomma avete sentito il suo legame con la città di Altamura, lo conserva nel tempo e di questo insomma ne siamo contenti. Grazie Felice, grazie Canale 2, buon anno a tutti, un buon 2023. Bene, è tutto cari amici, questa è la puntata che chiude la programmazione 2022 di Canale 2 C'è, noi però lunedì torneremo perché cominceremo il 2023 che certamente ci vedrà impegnati anche in tutto un discorso politico, come sapete, fra aprile, maggio, giugno, adesso non sappiamo, ma si pensa fra aprile e maggio, si voterà nella nostra città, ci sarà il rinnovo del Consiglio Comunale, l'elezione del sindaco, quindi sapete che noi siamo un po' portati, ecco, un po' una nostra vocazione, quello di essere un po' vicini alla comunicazione politica, quindi
vi terremo aggiornati di tutto quello che accadrà strada facendo. Grazie, buon fine anno a tutti e buon inizio. Ci vediamo lunedì prossimo.